Eccoci, squadra non solo musica completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggiore Vergara. Ma soprattutto ci eravamo dimenticati in cantina il buon Manuel Cesandri. Salve a tutti, sono ancora qui. Non sa nulla di Covid, zitti tutti. Covid cosa? L'abbiamo lasciato, sì, così è rimasto lì, vabbè. È invecchiato, è maturato in botte. Ma oggi abbiamo ospite Manuel per un motivo molto preciso, perché da poco è stato i 200 anni di Johnny Walker. E purtroppo... E lui ci racconterà tutti i 200 anni. Ci abbiamo un po' di tempo, quanto ce avete voi? Sta puntata, ma c'è. E perché anche, purtroppo ancora succede che sui social, quando parli con qualcuno, c'è gente che ti dice ma Johnny Walker fa whisky bevibili. Johnny Walker, per dirne uno, fa questo. Blue Label Ghost Portellen. Che solo la scatola, ragazzi... Vale, poi fa anche questo volendo, e questo è il mio personale, e questo è il mio personale. Ta-da! E poi e mi sono presentato il ragazzo. Abbiamo la possibilità di andare ad assaggiare, eccolo, il terzo progetto di Ghost Rare, che è Glen Royale, che abbiamo già messo un pochino a far prendere un po' di aria. Sì allora io questo lo assaggiai a Roma Whisky Festival, una cosa impressionante. Portellen, ma anche da quest'altro ghost ci aspettiamo molto, ma soprattutto 200 anni, mo li zippiamo un po'. Da riassumere in poco tempo. Beh, la storia di Johnny Walker è assolutamente lunga, una storia molto interessante e molto anche un po' romantica per noi che del whisky ne facciamo anche di questo, ma soprattutto va di pari passo con tante delle date storiche, delle date che hanno rappresentato tanto nel mondo del whisky. Johnny Walker, la storia nasce 200 anni fa, precisamente nel 1820, e nasce a Kilmarnock, nasce a sud-est di Glasgow, è una piccola cittadina dove Johnny Walker apre la sua piccola drogheria. Una drogheria che chiaramente non andava a vendere solo alcol, non vendeva solo spiriti, ma vendeva anche spezie, vendeva insomma tante cose, concentrandoci però sempre di più su quello che era un mondo all'epoca in grande ascesa, che era il mondo del whisky, whisky di cereali, whisky di malto, ma una storia che poi i nipoti, il figlio e il nipote portarono a quello che è oggi una delle più grandi aziende, una delle più grandi compagnie al mondo. Una delle poche che ancora oggi vende a livello mondiale tra le prime 10 al mondo, perché sì. Se voi pensate che tra le prime 10 ci sono tutte scozzesi, state sbagliando. No, assolutamente no, anche perché è il blend di scotch quello che è il whisky più venduto, quello che nel mondo fa il fatturato maggiore del mondo del whisky. Poi in Italia giustamente abbiamo un palato che va a apprezzare molto il single malt, ma è anche un po' un retaggio della nostra, insomma, della nostra storia. È vero che si basa già dal vino, dal vizio. Decisamente. È una storia secondo me importante, la storia del blended è molto legata al mondo della miscelazione, ma della miscelazione andando a creare insieme quello che è un po' l'arte del selezionare i whisky, di andare a selezionare, certo, i botti, di metterli insieme. Whisky di cereali, whisky di malto, il single grain che rappresenta tanta parte nel mondo del blended, che spesso e volentieri viene un po' messo da parte, si fa sempre, certo, tanta attenzione, sì, al single malt, quando in realtà poi in un blended è il single grain che va a creare un po' la base importante, ecco. Infatti io mi domando sempre come poi sia possibile, quale bravura c'è dietro nel momento in cui si crea il master blender, cioè nel senso riuscire poi a mettere insieme tutti questi gusti, tutte queste sfumature. Guarda, se poi posso raccontarvi un piccolo aneddoto, certo, quando siamo andati una delle prime volte che andammo in Scozia con Diageo, ci fecero fare uno degli esperimenti, quindi ci misero dentro questa sala e ok, fate il vostro blend, quindi c'erano delle botti per me mai viste, quindi dalla Gaulin a Colila, tutte lì a disposizione e tutti quanti lì, prendo questo. Tutti single malt. Hai fatto un blended malt. Fatto un blended che non si poteva bere. Ma l'abbiamo fatto tutti. Perché? Perché prendo la parte torbata, prendo la parte un po' più slow dello Speyside, mixo tutto, non si poteva bere. È il single grain. Single grain ti dà la base, la base cremosa, ti dà esattamente proprio la matrice per poi creare sopra un blended. E a seconda dei whisky che tu hai a disposizione, da dove vuoi andare a cogliere i whisky negli angoli di Scozia, vuoi andare a creare delle miscele uniche.
questo che fa, secondo me, del blended in generale, chiaramente poi Johnny Walker, essendo poi, tra parentesi, ora ce lo spiega meglio lui, perché io questa cosa non ce l'ho troppo chiara, diciamo proprietaria e di fatto insieme a non mi ricordo chi, di Talisker, la Cavulink. Allora, è una storia... Lei ci fa arrivare le botti da Cardu, da... Brora, da Klein, abbiamo di tutte, no, sono troppo, sono tante. Basta, mi fermo, e lei ha a disposizione queste botti, quindi per questo lui dice c'erano tante botti, io potevo fare questa cosa. Certo. E si è fatto fregare dai single malt. La storia è molto più semplice in realtà, una delle grandi prerogative, una delle priorità maggiori di Johnny Walker è sempre stata l'innovazione, innovazione nella bottiglia, la bottiglia quadrata, innovazione nell'etichetta, il label inclinato a 24 gradi per essere più commercialmente visibile e soprattutto anche capire che per approvvigionarsi di prodotto da miscelare forse era più intelligente andare ad acquistare delle distillerie. La prima distilleria acquistata fu addirittura Cardu nella fine dell'Ottocento, 1893 se non sbaglio, e da lì poi cominciarono ad acquistare distillerie su distillerie. Coleburn nei primi del Novecento, Dalyuan & Talisker & Co., ce ne sono tantissimi, poi sono entrati a far parte. Poi con la grande crisi... Poi chiaramente la grande crisi ha portato la facilità di andare ad acquistare ancora anche più distillerie per salvarle sotto un certo aspetto. Un'operazione di salvataggio, cioè non è stato solamente un ok, mi accaparro tutto quello che posso perché io posso. No, assolutamente. È stato proprio un dire ok, cerchiamo di mantenere quello che esiste perché sennò perdiamo tutto. Beh, per esempio Ghost Rare, che è il progetto che nasce 3 anni fa, fatto prima con una selezione di whisky e Brora, una selezione di whisky e Portelle l'anno scorso, e questa di quest'anno, che è con Glenn Royal, è proprio improntata su quell'aspetto, quindi andare a tirar fuori le cosiddette ghost rare, distillerie chiuse, distillerie rare. Grande crisi degli anni 80 chiaramente ha fatto chiudere tantissime distillerie, tante delle quali ancora fortunatamente hanno botti, danno prodotto e ci danno la possibilità di assaggiare o di miscelare. Assolutamente degli ottimi prodotti. Anche perché ci sono più, c'è la distilleria che funziona, c'è la distilleria silente e c'è la distilleria che ha proprio chiuso fine. Assolutamente. Già. Ma quelle silenti magari hanno le vecchie botti e quindi anche per questo Portelle, ogni tanto escono whisky Portelle, dice, ma non lo produce, no, ma c'è le botti vecchie. Oltre al fatto che poi Portelle fa il maltaggio per quasi tutta Isla. C'è una delle più grandi malterie della Scozia, c'è quella, c'è per esempio anche un'altra, Glenord, dove c'è per esempio anche tutta la produzione del Singleton, c'è una grande parte di produzione anche per esempio a Cameron Bridge che fa buona parte del single grain, dove viene fatto anche una parte di High Club, che è un'altra delle produzioni di Diageo che fa parte del vecchio retaggio di distillerie, quindi c'è tanto mondo. Ma, e concludo, la parte più importante secondo me è poter attingere non solo da tante distillerie, ma distillerie che si trovano in tanti angoli di Scozia. Sì, quanto sì, noi sì, ben sì. Sappiamo che un whisky di Isla, un whisky dello Speyside, certo, un whisky delle peculiarità, hanno tutte esattamente peculiarità diverse, una turbatura diversa, più gentile, meno tipi gentile, di turba diverse, e questo ti permette di creare miscela assolutamente unica. Guarda che diventi master blender, che ci invito a fare i guarda, c'è una foto pubblicata recentemente di Jim Beveridge, che è sempre sul grande attenti e speriamo che possa continuare per tanti anni ancora a essere lui il nostro faro. Che ha creato in Erba Nature? Sì. Lui? Sì, sì. Lì temo un pochino il Talisker 8 in finishing room, però io sono fiducioso perché Talisker è la distilleria preferita, quindi sono sicuro tra che... Tra un mesetto le potremmo assaggiare, Lo sapremo, dai. Assolutamente. Magari ti invitiamo e ci assaggiamo qualcosa. Però ora andiamo un po' nel dettaglio. Nel 1821 ha preso la febbre il figlio, se non ricordo male. Poi che succede? Perché se no, il tempo... Allora, in realtà lui crea questa grande azienda, l'azienda che poi in realtà è una piccola drogheria, che piano piano cresce, si trova anche in un momento storico leggermente favorevole, perché l'accisa del 23 dà un po' di allenta un pochino quella che era la pressione e tassazione sul mondo del whisky, quindi apre questo nuovo mondo. 1860 Spirits Act, si legalizza la miscelazione dei whisky di malto e whisky di cereali e il figlio Alexander Walker crea la prima miscela di Johnny Walker, che non si chiamava ancora Johnny Walker ma era Old Island Special. Da lì parte una produzione di whisky miscelato, di blend di scotch whisky, fino ad arrivare ai primi del Novecento con 3 referenze, già ai primi del Novecento. Quindi avevamo l'Old Island Whisky, lo Special Old Island Whisky e l'Extra Special Old Island, rispettivamente un 5 anni, un 9 anni e un 12 anni. Casualmente quelli che poi a oggi sono il nostro Black, il nostro Red e il Redivivo White, ritirato fuori dalla serie, per esempio HBO con il White Label. Quindi è un po' una storia che chiude un cerchio perché si lega tanto col passato e il rebranding poi fatto ai primi del Novecento permette di ampliare ancora di più un'azienda che
nel 1920, quindi al suo centenario, era distribuita in 180 paesi del mondo. Quindi sì, no, non stiamo parlando di un'azienda che non vedeva al futuro, non guardava al futuro, tanto è vero che lo Striding Man, il simbolo che capeggia e che quindi identifica Johnny Walker nel mondo, è un rebranding dei primi del Novecento di un fumettista, Thomas Brown, che identificava appunto l'uomo con lo sguardo senza paura verso il futuro, l'uomo che cammina verso il futuro. Il nuovo secolo, un secolo pieno di incertezze, un secolo che ha visto tanti problemi, guerre e tanti problemi, soprattutto e magari nel mondo del whisky, ma che invece Johnny Walker vedeva con una luce verso un futuro sicuramente diverso. Questa è un po' l'azienda racconta, 200 anni in 3 minuti. Me lo occupato, la varicella della bambina, la saltiamo. La saltiamo. È stato bravissimo, Manu, proprio, Bravo. Allora, Ghost 3. Proviamo, 3. Esatto. Ghost 3 in anteprima. Eh sì, lo assaggiamo in una maniera sicuramente diversa, andiamo a assaggiare un prodotto che è a oggi il terzo progetto di questa linea, la Label Ghost Rare, che quindi parte, come abbiamo parlato prima, con un whisky in particolare che era Brora, un altro whisky l'anno scorso che è Portellen, e quest'anno con Glen Royal, un'altra distilleria storica, un'altra distilleria fantasma, perché ha chiuso i battenti anch'essa purtroppo nella metà degli anni 80 con la crisi che ha colpito tantissime distillerie, e questo in particolare va a essere un po' la ciliegina sulla torta di altri 8 whisky selezionati dal nostro Master Blender. Quindi dentro c'è per esempio Pittivage, ci sono per esempio altri whisky come Cameron Bridge, che è la base chiaramente del single grain, ma tanti altri come Glenkinchy, come Inchgover, e quindi c'è una selezione di distillerie belle importanti che hanno sempre rilasciato poco whisky, ma sicuramente whisky molto interessante. Quando l'ha lanciata Jim Beveridge ha detto che erano anni che aspettava di lanciare un blend di questo tipo, con questi whisky, con queste miscele, soprattutto con la base di Glen Royal, che è una distilleria di cui si parla fondamentalmente poco, una distilleria delle Highland, la parte sicuramente occidentale, quindi un po' lontana dal fulcro delle distillerie scozzesi, una distilleria che ha chiuso i battenti 85, ma in realtà non ha questa storia lunghissima, ma una storia molto travagliata, ha preso fuoco come tante, è risorta dalle sue ceneri. Ultimamente per le distillerie che non prendono fuoco, io come tutte male, in realtà, come la maggior parte, questo fa capire quanti sistemi di sicurezza dell'epoca non erano all'avanguardia, ma in realtà poi da quell'incendio, dalla sua rinascita, è un po' una fenice che risorge dalle sue ceneri, quindi ha ritrovato nuova linfa e è diventata sicuramente, fino alla chiusura degli anni 80, uno dei fari del mondo un punto di riferimento assoluto. Un whisky molto leggero, molto, molto profumato sotto certi aspetti, e adesso capiamo come lavora. 43 gradi 8, se non ricordo male. Sì, quindi una scelta anche un po', diciamo, tipica sotto un certo aspetto, perché di solito Johnny Walker tende all'equilibrio. L'equilibrio dei 40 gradi di solito è spesso rispettato, ma nelle edizioni Ghost si cerca di andare a pungere un attimino di più, a cercare qualche elemento un po' diverso rispetto al solito. Io personale, la domanda a Manuel, ma dicevo, questo progetto, no? Ma è il Master Blender che decide, voglio selezionare queste botti, o è magari Johnny Walker come azienda? No, Master Blender. È sempre il Master Blender. Master Blender, chiaramente il Master Blender dà delle indicazioni. Io ho in mente 12 progetti, 12 idee, 12 miscele, 12 selezioni. Poi le propone e chiaramente poi l'azienda test, che va, cioè, scusa, cioè, chiama Manuel, sicuramente. Se mi vuole chiamare, io faccio un appello a Jim Beveridge, sono qui, ci vado molto volentieri. Anche noi, tranquillo, non ti formalizzare a qualsiasi ora. No, però sicuramente anche l'attenzione sulle botti che ci sono in stock, le botti che hanno una vita utile, che chiaramente può essere definita o può essere indirizzata verso un particolare blended, un particolare imbottigliamento, anche l'esempio stesso delle specie release. Releases che ogni anno escono vanno a toccare per esempio dei punti diversi che possono essere identificativi del senso, Rare by Nature, come è stato Flora e Fauna, certo, come sono stati per esempio gli imbottigliamenti Rare Malts. Ogni volta che esce una serie ci sono delle idee alla base della scelta della botte e anche del consumatore che si vuole andare a toccare. Beh, diciamo che poi con le potenzialità che ha è difficilissimo, figurati. Però io delle special edition che hai parlato, quello che ho bevuto, sì, non tutto... ne toppa una, insomma. Sì, sì. Allora, la cosa che racconto sempre è, non è il toppare o non toppare, ma si può creare un gusto, o meglio, si può andare a ricercare un gusto che può piacere o non può piacere, ma assolutamente no, si trova una motivazione, si trova un senso a quel gusto che si è creato. Sì, questo sono d'accordo, però una cosa buona
è buona e piace all'80% delle persone. Sì. Nessun comico fa ridere tutti, ma ci sono i comici che fanno ridere l'80% delle persone. D'accordo. E qui è uguale, cioè io il Talisker 15, la Cavour sì, 12, che vabbè che sono whisky che secondo me difficilmente, se vai a consigliare, guarda, voglio fare una bella bottiglia, comprati quello, difficilmente ti diranno no, ma sì, buono, però questo insomma, assolutamente. Cioè devi aver beccato proprio quello che magari del Talis, che a me non piace la torba, non me l'hai detto, ti dicevo non lo prendere, la Cavour 12, l'indirizzo. Eh sì, capito, però insomma se no difficilmente. Beh, c'è questa scommessa del rum casca adesso su Talis. Questa scommessa io sono un attimo apprensivo, però vabbè, ci credo. Se voglio bere un rum, compro un rum. Purtroppo il rum casca molto spesso. Dai, abbi fede tu. No, che io ho molto fede. Vediamo. Dai. Sì. Proviamo qua, vediamo qui che ci dice. Mela, bello. Mela verde, mela rossa, mela come se non ci fosse un domani. Se ti aspetti un Johnny Walker blu, ti trovi un po' spiazzato, molto spiazzato, perché ha questa punta sicuramente molto Speyside che gli dà un po' la caratteristica, sì, cioè c'è quella parte floreale, sì. La però parte ragazzi, della... io sento una nota sintetica e sulfurea pure. Non so, forse è il mio naso, ma anche all'inizio quando l'ho messa... A me è arrivato subito mela e fresco. Sì, sì, anche anche una anche pera, un po' pera Williams, quella parte sì, lì. Sì, il fresco forse quella freschezza, della... sì. C'è una nota smaltata comunque. C'è una nota, c'è una nota un po' sintetica. Sì, cioè... sì, però proprio smalto per le... No, acetone smalto. Sì, sì, vabbè. Una nota smaltata secondo me esce sicuramente. Calcolo è tenuto bene. Bello. Questo adesso è il naso dentro tipo un'ora, alla fine. Mentre lui continua a raccontarci 200 anni nel particolare. Ci abbiamo tempo. Noi abbiamo tempo, noi siamo qui e ce l'annusiamo. C'è una nota anche cremosa. Sì, guarda, bello. Allora se arrivi in fondo pizzica leggermente, però esce quella parte, non ti dico cream caramel, ma è torbato, c'è un po' il pizzico di torba. Leggermente la parte affumicata. Vabbè, la parte torbata non è sicuramente il cuore. No. Infatti, secondo me se è, sarà pochi ppm oppure hanno usato botti. Secondo me pochissimo, perché poco, anche se pensi a quelli che ci sono dentro, non sono whisky che storicamente danno quella punta torbata. Sono whisky sicuramente che strizzano più l'occhio all'altra parte di Scozia, ecco. Però da smaltata secondo me adesso più a lungo c'è, più esce fuori e più gli dà eleganza secondo me. Vero? Sì, sì, sì. Ma sento anche qualcosa riconducibile allo stesso cereale, a dirti la verità. Nota del pane, crosta del pane, la nota del malto che esce fuori in maniera molto predominante. Poi mi dà anche l'idea di un filo agrumata come nota. Sì. Forse sotto, sì. Ma forse lo sai che cosa mi ricorda? La parte un po' più grassa, quella cremosa, che però esce fuori come oleosa, e quindi un po' dell'olio, la parte... Sì. Tipo gli oli della buccia di un agrume, in quel caso, forse, sì. Sì. Molto, molto più complesso di quello che uno si aspetta, in realtà, perché... Io blend, cioè, nel senso, a mia conoscenza, tutte le volte che infilo il naso in un blender... Insomma, importante, fatto bene, lo trovo comunque complesso, perché è, al di là del può piacere o non piacere, sono più whisky, in realtà sono più whisky messi insieme, per cui con le loro caratteristiche. Devi saperli mettere insieme, certo, ma però appunto... poi ognuno dà del suo all'interno del... Ma per me il futuro sono i blended. Non so, già ce l'hai detto. Interessante. L'ho già detto più volte. Interessante. Beh, c'è tutto il filone dei whisky emergenti, assolutamente sì. Il blended in generale, non solo quello scozzese che fa un po' da padrone, ma chiaramente il blended... a 360 gradi nel mondo rappresenta sempre una quota maggiore, quello assolutamente sì. Buono, assaggiamolo, sennò passiamo tutto il tempo a adorarlo. Mela. Bocca tanta roba. Tantissima roba. Forse quando ingoiate arrivano i 43 gradi 8, però... Speziato. Ma anche nella parte finale, però lo senti un po' più giù, non lo senti? Sì, no, proprio quando ingoi qua, un po' qui. Malto, adesso sento. Malto, la senti tantissimo. La parte... Note agrumate, più in bocca che forse al naso. Sì. Poi. Più citrico, forse tipo limonoso sotto un certo aspetto. Sì. Passati. Bravo, passando quel senso. Sì, comunque agrume per dire questa sensazione citrica.
lungo, molto persistente, lungo. Sì. Persistente. Note dolci, note di tocco di vaniglia. Sì. Interessante, bello, c'è anche è avvolgente. Un po' nascosto legno. Sì, sì. Sì. Liquirizia, legge liquirizia? No, per adesso no. No, ora no, per ora no. No. Però la nota del malto all'inizio soprattutto, la nota del malto la senti in maniera molto elegante, molto pervasiva, sì. Cioè ti accompagna, ti va, sì sì sì, ma poi arriva abbastanza importante per poi pian pianino affievolirsi e lasciarti tutto questo spezie, agrumi, pepe la punta della lingua, sì. Senti la nota pepata, la sì. Parte piccantina iniziale. Sì. Bello. Poi in realtà è molto pulito, perché se sì. Non ti lascia... No, è persistente ma pulito. Esatto. Che è una sì. Caratteristica che è sempre importante, perché la persistenza a volte ti lascia anche un po' di sporco. Invece sì. La pulizia finale è... Sentiamo con l'acqua che succede. Bello. Secondo me il grado è giustissimo, il grado è centratissimo perché tiene... Assolutamente sì, i guarda, profumi e tiene. Con Arnaldo abbiamo detto qualche puntata fa. Che lui dice abbiamo detto questa cosa. Secondo me, sì, comunque, il whisky io 40 farei, gradi. Io farei 43. Io farei 40 gradi, 43-46. Quello dovrebbe essere, secondo me. 43, sì. Poi vabbè, ovvio, al gusto, però io metterei proprio il limite 43. Sì, anche 40. Che secondo me tengono proprio meglio. Sì, no, anche perché ti permettono più di giocare. Ora stai tranquillo che questo whisky non è scomparso. Un 40 gradi rischi di mettere qualche due gocce d'acqua. E dici, ok, ma mo che è successo? Anzi, ti dirò che quella leggerissimissimissima nota affumicata che tu senti prima, ovviamente adesso è completamente scomparsa, ma l'ha sì. Aperto sì. In una maniera incredibile. Molto più floreale, c'è tutta la parte quella sì. Più profumata. Sì, sì. Ma te davi anche una nota quella smaltata, secondo me c'è più. Però appare su tutto ciò che è dolce, ciò che è frutta, ciò che è fiore. Polline. Sì. Bello. È molto molto interessante. Ovviamente tu non hai idea di quello che potrebbe essere il prezzo di listino, giusto? Questa era tipo sui 600 euro di listino. Non ne ho la più pallida idea. Però di base, essendo la terza edizione di un progetto, mi aspetto che sia almeno sullo stesso livello degli altri. Poi lo street price mi sembra che è 400, qualcosa del genere. Ragazzi, questo era meritatissimi. Sì, decisamente. È cambiato, il pane è un po' andato via, più floreale. Però sì, da forse sì. Anche di miele esce fuori la parte. Bravo, sì. Bravo, vedo che te ne intendi. Vedo che stai. Allora quale miele? Quale miele? Miele di Corbezzo è troppo amaro. Quindi un no. Miele leggermente. No, mille fiori, dai. Classico mille fiori. Anche una caccia, su, perché no? In bocca è praticamente scomparso l'alcol. Noi di solito diciamo è un whisky per chi inizia. No, ragazzi, non è un whisky per chi inizia, perché vi costa un botto dare questo a uno che inizia, no, anche no. No. Però veramente è scomparso. È uscita un po' la parte tostata alla fine, la senti? Un chicco di caffè... Io la sento molto di più. Sì, è sì, bruciato, sì. La parte un po' bruciata. Sì, cioè la parte affumicata che tu sentivi prima al naso, che non c'era tantissimo in bocca senza acqua. Con l'acqua io la trovo molto nella parte finale. Il chicco di caffè sì, cioè trovo senso tostato me lo lascia. Sì, bello. Però in bocca ora... Poi molta più frutta secca, molto più aromatico. Ti toglie quella parte smaltata che sicuramente ti pervade un po' sia a livello olfattivo che anche gustativo. A me piace tantissimo, sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Cioè, più puzzano, più mi piacciono. Cioè, sì, ragazzi, scusate, no? Cioè, più c'è il catrame, più c'è sta l'officina, più c'è... Cosa c'è? Però no, torniamo al discorso che faceva lui, che su alcuni prodotti sono d'accordo, quando tu parti da 40 gradi lo vuoi apprezzare aggiungendo la classica goccina d'acqua, quindi andarlo a analizzare strutturalmente su tutti sì, i lati, sì, è vero. Perdi un pochino e quindi è vero che vai a apprezzare qualche altra cosa, ma perde un po' la carica. Qui si è modificato, non ha perso nulla, sì. È lunghissimo, continua con queste note sì. Sempre di mela matura ora, spezie...
La parte speziata la sento un pochino di più sulla lingua, che passa dalla punta che era prima sulla parte centrale, quindi si allunga, diventa più, si espande sotto un certo aspetto. Sì, mi piace, sì, sento anche questo tocco di, ecco, da pepe è un po' cannellosa, un po' cannella. Più spezia, lati, sì, più spezia, più spicy, sì, se più vogliamo spicy, dargli sì. Il tocco poliglotta. Questo massaggio di caffè mi piace. Sì, sì, è vero. È un attimo, ragazzi, però ti dà proprio ting. Bello. Sì. 12 distillerie. 8. Scusa. Mi sono perso. 8 le dichiarate. 8 le dichiarate. 8 le dichiarate. Però è... No, a me fa tanto piacere quando citano alcune delle distillerie che sono dentro, più che altro perché ti danno un'idea di che selezione c'è, quello che potrebbe essere, quello che uno si aspetta. Ce n'è una dentro che a me piace tantissimo, è Pitti Weich, che è il mio maestro Franco Gasparri, ogni volta mi ci batte l'occhio perché è corretto, perché mi ha aperto quel mondo. È una distilleria secondo me meravigliosa, tra l'altro fa parte delle special releases, sì, quindi abbiamo visto, possiamo poi chiacchierare, che secondo me gli dà un corpo perfetto, è uno di quelli che gli dà veramente l'equilibrio. Un'altra importantissima è Glenossi, che c'è dentro. Glenossi, non so se ne avevamo forse chiacchierato l'ultima volta, però no, è una delle distillerie più particolari perché nasce a fianco alla quale ci hanno costruito Mannockmore e quindi lavoravano insieme. Una di quelle situazioni per cui in sinergia. Un po' come successe anche con Rosebank, non parliamo di Rosebank, sono qua, Arnaldo si arrabbia. Non mi arrabbio, porella Rosebank. Comunque bello, sì. Proprio sta nel bicchiere, no, ovviamente. Ora con l'acqua forse per assurdo è pure più lungo, è più persistente, io lo continuo a percepire. No, voglia, sì, no, voglia no, brutto, però parecchio. No, io da mano l'ho finito, cioè questa devo devo dire, no, bello, bello ma questa serie qua, ragazzi, continua a lasciarci sorpresi, che non è facile. Ma Manuel, il fatto di tenere nascoste poi tra le distillerie è una strategia, ovviamente, ma gli conviene forse lasciare? Guarda, tra un po' forse non si potranno dire, proprio per livello di disciplinare. Allora, perché è un peccato però, perché poi alla fine c'è il master blended, anche due master blended con tutte le botti uguali farebbero anche due whisky diversi. Ci sono le famose distillerie che vendono le botti, però ci mettono il teaspooned whisky, ci mettono un cucchiaino da tè di un'altra distilleria, quindi tu non puoi più dire che quello è Talisker o Lagavulin, perché c'è un cucchiaino da tè, si chiamano proprio teaspooned whisky, pur di non dire che tu hai usato le mie botti. Sì, ormai. Quindi... Però allora, per rispondere alla tua domanda, che molto, bisognerebbe altro che 200 anni di Johnny Walker di tempo, però in realtà se tu pensi a, per esempio, a Campbelltown, quando c'era tutto il mondo di Campbelltown e poi si è ridotto oggi a, purtroppo, a essere molto quattro distillerie. Se pensi a tutto il mondo delle distillerie che sono chiuse, che sono state chiuse, ma che in realtà non ne conosceva nessuno, perché se pensi a Portelle, a parte gli esperti, a parte gli amatori, a parte gli amanti del mondo del whisky, si faceva fatica non a vendere, ma in realtà era un whisky, un single malt di ottimo livello, ma non aveva quella peculiarità, non aveva quel desiderio che poi veniva creato. In realtà poi a volte sono storie che nascono da sé, quindi la distilleria ha avuto pian piano un percorso e l'ha portata a oggi essere una di queste, ma ci sono tante altre, pensiamo a alcune edizioni di McCallum, pensiamo a tante altre cose. Non sempre la distilleria chiusa o aperta fa la differenza. A volte una distilleria diventa famosa quando chiude, a volte nel periodo di maggiore attività non se la sfilava nessuno. In realtà il whisky era sempre lo stesso. Sì. Quindi è quello che fa un po' il gioco. Cioè, non c'è una risposta purtroppo. Nasce un po' il mito delle situazioni. Senti, questo è un NAS o avrà un invecchiamento dichiarato? No, in realtà la linea del blended di Johnny Walker Ghost and Rare, e in realtà anche la buona parte di quello che deriva dal blu, è un cosiddetto NAS, non esiste esattamente, ma in realtà non c'è proprio un periodo di invecchiamento. No, certo. Perché la selezione poi di tutte le miscele è abbastanza... Qui dicevano che il Portelle era 50 anni, quindi... Allora, di base sulla botte della Ghost che va a rappresentarlo come diciamo mainstream dell'edizione, quindi Brora, Portella, in questo caso quello di Royal, non ti vanno a dare la single cask, perché chiaramente magari all'interno hanno messo Portellen, ma hanno messo un Portellen di cui il 50 anni era il cuore, o magari hanno dato la curva di Portellen con altri, almeno questo è quello che posso darti a dire.
con Brolo lo stesso discorso, con Grenier ha maggior ragione. Quindi dipende se il cuore è dato dalla singola botte, ma difficilmente. No. Perché altrimenti per darti quell'anno lì di Portellen o fai il minimo che hai fatto dentro. Dicono che ci sia anche parte di... Quello sicuramente potrebbe esserci. Però magari c'è sempre una botte 50 anni e poi Merri è stato fatto con altre centinaia di botte. Soprattutto perché una buona parte di questi sono, non dico rimasulli di botti, sembra brutto dirlo, ma in realtà sono le ultime botti, che quindi invece dà ancora più pregio al blendy stesso, perché andando a fine dello stock, chiaro, certo, che anche una parte piccola ti dà grande valore all'interno. Beh, si impara tantissimo con il Paul Manuel. Sì, con Paul Manuel. Senti, non c'entra nulla con Johnny Walker, ma la riapertura di Portellen un po' ti preoccupa? Mi preoccupa, mi preoccupa al 50%, mi preoccupa al 50%, mi eccita in una maniera incredibile. Visto lui del Master Blender, sicuramente che ha una trentina d'anni, è preoccupato. Prima mettono a maltare l'orzo, già fatto il giro in malteria un paio di volte, è divertentissimo, però è tutto meccanizzato, quindi purtroppo mi preoccupa tantissimo, ma mi eccita tantissimo. Ti spiego anche perché ricreare una produzione e un liquido del genere è una grandissima sfida, una sfida che dal mio punto di vista, avendo grandissima fiducia in chi produce tutto questo nostro mondo, se si sono messi in testa di fare una cosa del genere, io penso, o mi auguro che lo facciano, perché hanno veramente in mano di andarci molto vicini. Ma soprattutto, secondo me, potrebbe essere una nuova era, perché noi siamo stati sempre abituati, almeno negli ultimi 10 anni, a pensare a Portellen come il 30 anni, il 35, certo, il 40. Ma nessuno di noi ha mai pensato a Portellen di 8 anni. Certo. Il mondo quello 8 anni lo berremo, il 30 anni non lo suoneremo, torneremo indietro E io su quello ci punto tantissimo, perché non ne faccio mistero, secondo me il mondo del whisky non è solo l'invecchiamento, ma è anche tanto del cosiddetto cuore di distilleria, quindi un whisky giovane può darti tante informazioni, note diverse, e secondo me sarà una bellissima esperienza da poter provare. Bene. Sperando che abbiano fatto tutto come vuole. Noi però sono sicuro di questo. Da buoni viziosi, la speranza è ovviamente quella, insomma. Ragazzi, puntata forse un po' lunga, ma meritata. Mi sento male di storia. Cioè, lo libereremo. Torno a casa. Torno a casa finalmente. Mamma! Sono qui. Se non mi vedete stasera, mi ritrovate sempre qua. Bevete poco, bevete bene, alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Gunslinger, Deathbringer.